maniaci. In questo nuovo video andremo a vedere la nuova app di Google, Google Lens. Essa può definirsi come una fotocamera intelligente. Infatti tutto ciò che inquadreremo verrà riconosciuto da Google, che ci dirà cos'è e verranno applicate alcune funzioni molto interessanti. Andiamo a vedere quelle più utili. Finalmente l'app è disponibile per tutti i dispositivi Android, mentre inizialmente era un'esclusiva per i Pixel di Google. Per provarla, cercatela sul Google Play o cliccate sul link in descrizione. Per ottenere informazioni da Google Lens, dovremo aprire l'app e cliccare sull'oggetto da mettere a fuoco. La prima funzione che andremo a vedere è quella di poter ricercare informazioni, recensioni e confrontare i prezzi di album, film o libri partendo dalla copertina. Google Lens è preciso, ma nel caso si sbagliasse vi basterà ricliccare sopra l'oggetto da mettere a fuoco e vedrete che lo indovinerà. Un'altra funzione simpatica che troviamo su Google Lens è la possibilità di riconoscere le razze dei cani e il tipo di fiori. A volte l'app ci mostrerà più di un risultato e starà a noi scegliere quello più appropriato. Il tutto accompagnato da una scheda che sintetizza il fiore stesso. Lo stesso discorso vale per le automobili. Vi basterà inquadrare una qualsiasi macchina e Google la identificherà. La terza funzione è utilissima se siamo in viaggio. Vi basterà inquadrare un qualsiasi punto o edificio di interesse e Google vi dirà di più su di esso. Al momento non è possibile, ma Google in futuro punta a poter identificare qualsiasi tipo di attività per darvi informazioni e recensioni. Un'altra funzione utile e che ci farà risparmiare di ricorrere ad altre app esterne è la possibilità di ricercare prodotti inquadrando il codice a barre oppure inquadrando il QR code si potrà risolverlo. Ma le funzioni ancora non sono finite, andiamo a vedere l'ultima. Inquadrando la scritta di un'azienda, di un'attività o direttamente il suo numero di telefono, potremo chiamare la stessa oppure vedere il suo sito internet e tant'altro. Questa utilità funziona anche con i biglietti da visita e vi farà risparmiare molto tempo nella composizione dei numeri. Al momento le funzioni più utili sono quelle che vi ho elencato, mentre in futuro arriveranno gli stickers in realtà aumentata, che vi permetteranno di ottenere risultati simili. E con questo è tutto. Se questa guida vi è piaciuta, dimostratemelo con un like o con un commento. Vi aspetto al prossimo video!